Qui Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Oggi c'è stato lo sciopero del sindacato autonomo, è stata ricevuta una delegazione dell'ANIEF a Montecitorio per modificare il decreto 126 sul salva precari. E il sindacato ha anche predisposto una serie di emendamenti riguardanti la legge di bilancio. Professore, ci può riassumere quali sono i punti essenziali dei vostri emendamenti? Innanzitutto io devo ringraziare chi è venuto, nonostante questa giornata di pioggia, nella piazza durante il sit-in, una piazza piena, perché ANIEF rappresenta il mondo del precariato e vuole fare sentire la sua voce. Sono stati dei 30 proposte emendative illustrate che riguardano innanzitutto l'allargamento della platea a tutti i precari che lavorano nel sistema nazionale di istruzione, indipendentemente dalla secondaria ma anche nella primaria e nell'infanzia, e anche emendamenti che si estendono anche per il personale ATA, collaborativo scolastico, che deve essere stabilizzato come facente funzione. Quindi il primo obiettivo di tutti questi emendamenti è quello di allargare la platea di tutti gli interessati, perché se l'interesse del governo è quello di affrontare il problema del precariato e ridurre o eliminare i risarcimenti che vengono dati per l'abuso dei contratti a termine, allora bisogna fare la fotografia al precariato e poi allargare quindi a tutti i precari la possibilità di partecipare a questa procedura concorsuale. Questo è tanto più vero anche nel mondo dell'università, dove non esiste più il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato, o negli AFAM, dove mancano delle soluzioni per assumere i tanti precari. Quindi tutti emendamenti per trasformare questo decreto in un vero salva precari. Se faranno questo, alla fine potrebbe essere un primo tentativo della politica di affrontare in maniera organica il problema. Vi occupate anche del personale di ruolo, in particolare nella legge di bilancio chiedete un anticipo pensionistico. Perché reputate la professione, e questo è scientificamente provato, logorante, stressante, che meriterebbe quindi di far mandare prima in pensione il personale. In cosa consiste questo emendamento? Consiste innanzitutto nel fatto di poter fare in modo che questa commissione, che dovrà andare a valutare i nuovi lavori gravosi o a rischio burnout, si concentri soprattutto su sullo stress di lavoro correlato all'attività di insegnamento, ma anche del personale ATA e personale dirigente, e quindi per andare a scoprire quali sono quegli strumenti preventivi per evitare questo burnout, e poi soprattutto per andare a scoprire che nell'insegnamento, comunque nel mondo della scuola, c'è la necessità di aprire delle finestre per la troppa usura questo lavoro comporta, anche dal punto di vista psichico e mentale, delle finestre che consentono, come per le forze armate, per esempio nelle forze di polizia, di poter andare in pensione a 58 anni, quindi applicando sempre i meccanismi della speranza di vita, ma non fino a 66 anni, quando l'Italia ha il più alto numero di insegnanti al mondo o superiore alla fascia dei 50 anni. Bisogna eliminare il gap generazionale e bisogna utilizzare l'esperienza di chi per tanti anni lavora nella scuola anche per altri compiti, ma questo non vuol dire che bisogna morire prima di andare in pensione. Grazie Pacifico.